Entrare nella tribuna degli Uffizi, il primo museo al mondo, era il mio sogno. Immaginate una camera ottagonale con pareti rosso scarlatto e un tetto a cupola con conchiglie di madreperla. Lì potevano essere ammirate le opere dei più grandi artisti di tutti i tempi. Lì c'è Afrodite, la dea della bellezza, l'opera d'arte più desiderata al mondo, la Venere dei Medici. Fu proprio la regina Carlotta d'Inghilterra in persona a scegliere me. Volle che io, Johann Zoffany, pittore tedesco nato a Francoforte sul Meno, partissi alla volta di Firenze nel 1762 per ritrarre dal vero la tribuna e rendere omaggio a Sua Maestà. Nulla di più grande avevano visto i miei occhi prima di allora, nemmeno nei sogni. In quel lungo soggiorno fiorentino feci più di un autoritratto da donare ai granduchi di Toscana per l'infinita ospitalità ricevuta. Vi mostro quello in cui non sono più così giovane. Indosso un gran cappotto grigio con un collo di pelliccia, perché a star le ore fermi a dipingere si comincia a sentir freddo. Ma non ho paura di morire. In fondo, cos'è la morte per chi ha vissuto d'arte? La risposta è qui sopra. Ars longa, vita brevis.